c'erano le gambe, non riuscivo a respirare. Ovviamente stavamo uscendo. Oddio, sì, scusate. Il famoso professor Verani se la fa con una zoccola. Maria Pia Calzone è fra i protagonisti di Dobbiamo parlare, il film di Sergio Rubini presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L'attrice interpreta Costanza, una dermatologa che sembra pensare solo ai soldi e non all'amore. Come attore uno deve cercare la verità, no, di un personaggio e non deve giudicarlo, altrimenti non lo restituisce al pubblico in maniera corretta. Quindi io ho dovuto cercare di capire le ragioni di questa donna e nel cercare di capire le sue ragioni sono arrivata anche a comprendere che in fondo tutti noi, ma credo anche gli uomini, ma soprattutto le donne, sono combattute 50 e 50, cioè vorrebbero la sicurezza e la bellezza dell'amore e la sicurezza e la bellezza della vita pratica. Quindi sono eternamente combattute tra il desiderio dell'amore romantico e invece poi anche il fatto che uno, no, si vuole immaginare una vecchiaia serena, per dire. E a secondo del ceto sociale da cui provieni, dall'educazione che ti è stata data, cioè io lo assolvo Costanza, capito? E queste cose si sbilanciano o da una parte o dall'altra, a seconda del tuo temperamento, della tua personalità. E nel caso di Costanza l'asticella pende da una parte. Ma quindi non avete proprio nulla in comune, immagino, come diciamo, persona Maria Pia, no, e persona di Costanza. No, e quello è il bello. Sergio Rubini ha scelto l'attrice campana sulla carta, dopo averla vista in Gomorra alla serie, nel ruolo di Donna Imma. Quanto ha contato questo ruolo per te? Ma per me ovviamente mi ha dato una credibilità di attrice che prima non avevo avuto ruoli per poter esprimere, insomma. E il fatto che Sergio Rubini, un attore ma anche un regista, così raffinato, no? Così intellettuale, perché è un grandissimo intellettuale, e abbia superato, no, il fatto che io quel ruolo lì fosse un ruolo tra virgolette di una camorrista in televisione, in napoletano, e abbia visto dietro quel ruolo l'attrice, per me è stato un regalo bellissimo che mi ha fatto Donna Imma. Secondo Maria Pia Calzone, Dobbiamo parlare è un film adatto sia agli uomini che alle donne. Ecco perché. No, è un film che Sergio ha detto che guarda la realtà da un punto di vista femminile, lui ha detto in conferenza, no? Che sia il punto di vista mio, che sia il punto di vista del personaggio di Isabella Aragonese non cambia, però sempre femminile è. E io credo che è proprio per questo che poi le donne possono andare al cinema a vedere questo film sia con la propria amica, perché ti fai due sane risate, ma anche col proprio fidanzato, che in genere, diciamo, insieme si può andare a vedere i film d'azione, ecco, perché gli dici già una commedia sentimentale, già no, invece questo è un film che si può andare a vedere al cinema col fidanzato, perché il fidanzato non te lo rinfaccerà per tutta la vita, anche andando a vedere, insomma. Sì, esatto, ma soprattutto si può, cioè, piace sia ai maschi che alle donne.